nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Cominciamo con l'iniziativa della Commissione Sanità, il tour nelle più importanti strutture sanitarie e ospedaliere della Toscana, che è cominciato nelle scorse ore dalla provincia di Grosseto. Più risorse economiche e di personale per portare i servizi sanitari anche in un territorio più vasto e complesso come quello della Maremma. La Commissione Sanità del Consiglio regionale ha visitato alcune strutture ospedaliere della provincia di Grosseto insieme al direttore generale della ASL Toscana Sud-Est, Antonio D'Urso. Se il Misericordia ospedale del capoluogo non presenta particolari criticità, diverso il discorso nelle aree periferiche, colline metallifere, Argentario e Amiata. Per questo una delle soluzioni proposte è quella della telemedicina per ridurre le distanze grazie alle tecnologie. Sicuramente l'utilizzo di strumenti di teleassistenza, telemonitoraggio e telemedicina che abbiamo usato durante il Covid possono essere utilizzati e devono, a mio giudizio, essere utilizzati per accompagnare le persone di questo territorio, e questi strumenti sono tanto più importanti quanto è la copertura territoriale da dover garantire. Non è la stessa cosa garantire un'assistenza domiciliare, come non è la stessa cosa fare emergenza territoriale in un territorio come quello della provincia di Grosseto, che non è un terzo dell'azienda, è più di un terzo, e che ha una popolazione che è la più bassa di tutto il contesto della Sud-Est. In molti ospedali della provincia mancano anche medici specialisti, un altro tema complesso in una fase in cui la regione da tempo chiede aiuto allo Stato per tappare un buco di bilancio della sanità da circa 500 milioni. In realtà l'organizzazione a rete poi dei presidi ospedalieri, la capacità dei professionisti di girare, garantirebbe, come dire, una maggior facilità e una maggior qualità del lavoro anche nei presidi periferici. Ovviamente il problema è trovare professionisti che ci vadano, e se, ricordiamolo, ancora oggi con questa scarsità di professionisti si riesce a garantire una qualità di professionisti anche nelle parti più periferiche della nostra regione, è perché c'è un'organizzazione a rete dei presidi ospedalieri che permette, grazie all'azione dei professionisti che lavorano negli ospedali provinciali, di garantire la presenza anche in quegli ospedali. Questo incontro territoriale organizzato dalla Commissione sta mettendo in ordine varie cose che si sapevano ma per pochi. Grosseto e poi sarà Massa Marittima sicuramente sono posti periferici rispetto a quella che è la regione toscana e i suoi hub universitari. Comunque, a partire da certe realtà abbiamo sicuramente persone molto importanti. Resta la carenza assoluta di personale. Speriamo che con il PNRR si riesca, oltre che a fare una costruzione fisica delle case di comunità, si possano mettere dentro anche le persone e i professionisti adeguati. E nel frattempo continua anche il tour della Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale nelle strutture penitenziarie della Toscana, la visita in questo caso al carcere di Massa. Prosegue il tour della Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale nei penitenziari toscani. Dopo la visita fiorentina a Solliciano, nella seconda tappa del giro istituzionale si sono aperte le porte delle carceri di Massa e Pontremoli. Alla luce dei preoccupanti numeri riguardanti sovraffollamento, atti di autolesionismo e aggressioni, l'impegno assunto dalla Commissione è quello di toccare con mano e valutare le condizioni di vita all'interno delle diverse case circondariali, soprattutto sotto il profilo della tutela psicofisica dei detenuti. Io credo che questi due istituti, in particolar modo l'istituto di Massa, siano un buon esempio a livello nazionale di come debba condursi la vita carceraria.
Massa si è fatta apprezzare sin dalla sua istituzione come casa di reclusione nella quale c'è una possibilità concreta di riscatto da parte dei detenuti. Qui infatti si svolge un'intensa attività lavorativa che rifornisce di materiale necessario, come quello collegato appunto ai tessuti, tutti gli istituti di pena della nostra nazione. Qui la vita scorre in una quotidianità che è fatta di lavoro, di impegno, e si evitano molte di quelle conseguenze anche lesive sul piano della tutela psichica che invece si verificano in tante altre carceri della nostra regione e del nostro paese. Io credo che il modello di Massa possa diventare un modello vero per tutto il sistema penitenziario italiano, perché qui più che altrove si è in grado di valorizzare la funzione di prevenzione speciale della pena. Il dato del carcere di Massa è importante perché qui c'è un unico esempio nella nostra regione, ma anche in Italia, di una vera e propria impresa, cioè una tessitura dove i detenuti selezionati vengono coinvolti nell'attività lavorativa, e questo è sicuramente un esempio virtuoso di quello che anche la formazione per il lavoro all'interno del carcere può davvero dare, anche in vista di un reinserimento sociale, perché poi alla fine, al di là della, diciamo, della pena che viene scontata, è chiaro che poi chi esce da qui, se ha delle prospettive, riesce anche poi a reinserirsi. Quindi questo è sicuramente un esempio importante che ha bisogno anche di tutto il sostegno da parte delle istituzioni. Altro tema molto importante è quello della legalità, con l'istituzione da parte del Consiglio regionale di un osservatorio regionale specifico proprio su questo tema. Al via in Toscana l'Osservatorio della Legalità per raccogliere informazioni sul progredire dell'eventuale presenza, pure sotto forma di infiltrazioni, delle organizzazioni malavitose sul territorio toscano e avanzare proposte per contrastare ogni forma di criminalità organizzata. In Consiglio regionale si è insediata la commissione di orientamento dell'Osservatorio, che sarà presieduto da Don Andrea Bigalli, referente di Libera Toscana. È importante creare questi ambiti in cui interagisce la società civile attraverso la dimensione associativa, degli enti amministrativi, delle realtà anche di volta in volta saranno convocate, in modo che l'osservatorio stesso si orienti con le varie attività di ricerca, esplorazione del territorio, comprensione dei meccanismi dell'infiltrazione, dimensione del contrasto in quanto tale, con tutte le realtà appunto che in altri ambiti sociali lavorano su questa tematica. Quindi è quanto mai importante che questa commissione faccia un lavoro il più aperto possibile, il più attento possibile a tutte le voci molteplici che arrivano sul territorio al riguardo. Sono davvero felice oggi che parta il lavoro dell'Osservatorio regionale per la legalità. L'ho voluto fortemente, lo abbiamo voluto fortemente per dire che la Toscana è e resterà dalla parte giusta della storia, quella della legalità, che combatterà con tutte le proprie forze le infiltrazioni criminali, che purtroppo anche nella nostra regione ci sono in forma differenti rispetto ad altre regioni d'Italia. Un grazie a tutti coloro i quali faranno parte dell'osservatorio, in particolare a Don Andrea Bigalli che lo presiederà. No, è una scelta che abbiamo fatto nella scorsa legislatura, neanche in questa legislatura. Poi non si è riuscito mai a dare gambe. Io non appena eletto Presidente del Consiglio regionale dissi che volevo che partisse formalmente. Ci è voluto un po', le forze politiche si sono dovute trovare per cercare la soluzione migliore. Io sono convinto che Don Andrea Bigalli saprà rappresentare tutti, sarà rappresentare i cittadini e le cittadine della Toscana. Parliamo anche di emergenza idrica, tutt'altro che risolto il problema, come sottolineato in aula in Consiglio regionale da parte dell'assessore all'ambiente della Toscana Monia Monni, che ha sottolineato anche le strategie della regione per cercare di placare quella che è stata una vera e propria emergenza, soprattutto durante i mesi estivi, ma che, come detto, ancora non si è del tutto risolta.
Grazie alle piogge dell'ultimo periodo la situazione è andata in leggero miglioramento riguardo alla disponibilità di acque sotterranee, ma i volumi di risorsa immagazzinata nei principali invasi della Toscana sono ancora lontani dall'obiettivo del ripristino del 90%. È quanto riferito dall'assessore regionale all'ambiente Monia Monni in una comunicazione sull'emergenza idrica in Consiglio regionale. Il ripristino degli stock di riserva di risorsa idrica superficiale e sotterranea, necessaria a scongiurare il ripetersi di una situazione di crisi idrica del 2023, è attualmente in una fase iniziale, ha sottolineato l'assessore, puntualizzando che il completamento potrà essere garantito solo con piogge superiori alla media fino a tutto il prossimo maggio. Infine Monni ha aggiunto che la Regione si è attivata per definire un pacchetto di proposte progettuali per il contrasto dell'emergenza idrica. Finalmente siamo riusciti a parlare dell'emergenza idrica che sembra alle spalle ma in realtà incombe già sul 2023. Infatti i livelli di accumulo che AIT, l'autorità idrica toscana, ci dice sono stati raggiunti ad oggi e si raggiungeranno nella prossima primavera sono molto bassi e quindi rischiamo anche per il 2023 una situazione difficile. La Regione Toscana chiese l'emergenza nazionale che è stata dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° di settembre, sono arrivati 4,3 milioni di euro che in realtà però andranno per opere più o meno ordinarie, dalle autobotti al miglioramento, al recupero di alcuni pozzi di attingimento, senza attaccare invece alcune questioni fondamentali nell'approvvigionamento idrico e anche a scopo agricolo e industriale dell'acqua, ovvero sia da una parte lottare agli sprechi, alla perdita che in Toscana ammonta a 178 milioni di metri cubi all'anno circa, il recupero ad oggi è arrivato a 38 milioni di queste perdite, dall'altra parte irrobustire pesantemente il sistema di invasi medi, piccoli ma soprattutto grandi che affianchino Monte d'Oglio e Bilancino e in particolar modo da questo punto di vista abbiamo rilanciato l'idea della grande diga sul Merse e potrebbe dare decine di milioni di metri cubi di acqua, soprattutto alla Toscana del Sud, idea su cui il Presidente Gianni ha dato disponibilità, fermo restando la necessità di un confronto con gli enti locali del territorio. La crisi idrica, al pari della crisi energetica, è una tra le grandi emergenze che siamo chiamati a gestire in questa fase legislativa del governo della Regione Toscana. Bene le risorse arrivate dal governo precedente, da Draghi, per cercare di risolvere in termini infrastrutturali un gap che esiste. Serve fare degli invasi, serve ovviamente fare degli interventi, serve fare opere pubbliche e credo che sia positivo il fatto che in alcuni casi si sia già avviata la fase di progettazione rispetto alla realizzazione di alcuni invasi che nei territori possono dare delle risposte, ma nel contempo serve anche finanziare interventi di natura privata a favore per esempio delle aziende agricole per cercare di dare risposte autonome e nel contempo aumentare gli interventi da parte dei consorzi e della regione stessa per cercare di rendere la nostra regione, di fare degli invasi e delle infrastrutture in grado di rispondere in termini infrastrutturali a quella che purtroppo è un evidente cambio climatico con il quale dovremo convivere nei prossimi anni. I dati parlano chiaro, di 4 milioni e 300 mila euro che il Ministero ha destinato alla Toscana per la gestione dell'emergenza idrica, metà sono andati a spostare autobotti di acqua da una parte all'altra della Toscana, con tutte le considerazioni che possono essere fatte. L'altra metà sono andate a interventi di natura ordinaria. E questo cosa significa? Che la Regione, non da questa legislatura, ma da quelle precedenti, non ha capacità di programmazione tale da poter prevedere questi interventi ordinari nell'attività e nel bilancio di tutti gli anni. E questo ci ha portato oggi a una grave emergenza idrica, non soltanto il cambiamento climatico. Basti pensare che in alcune aree della Toscana la metà dell'acqua che circola nella rete viene persa all'interno degli acquedotti e che il tubo che collega praticamente l'isola d'Elba e la costa in questo momento è vecchio di 30 anni e potrebbe rompersi da un momento all'altro lasciando l'isola d'Elba senza acqua e in questo momento si sta progettando invece un dissalatore per produrre dell'acqua all'isola d'Elba con grandissimo costo dal punto di vista dell'energia e metterlo in una rete che perde il 43%. Un altro tema che noi abbiamo attenzionato all'epoca, che ancora oggi abbiamo sottolineato, su cui l'assessore Monni si è presa l'impegno è quello di analizzare le tantissime cave dismesse che sono presenti in Toscana e renderle anche quelle bacini di accumulo, perché crediamo che con questi
due tipi di intervento, non si possa risolvere al 100% il tema dell'emergenza idrica, ma si possa dare un grande aiuto a tutta la Toscana. L'assessore ha preso degli impegni, quelli di relazionare con tempistiche chiare anche alla commissione competente. Noi attendiamo, però annunciando già oggi che il problema non si risolverà per il prossimo periodo estivo, perché già oggi ci viene detto che dovrà piovere più del dovuto fino a maggio per poter vedere una piccola risoluzione del problema. Quindi già oggi annunciamo che nella prossima estate torneremo ad essere in emergenza e che purtroppo la Regione Toscana, dal marzo scorso al giorno in cui torneremo ad essere in emergenza nella prossima estate, non avrà ancora risolto il problema. E con questo è davvero tutto, la puntata della Voce del Consiglio termina qui, l'appuntamento ovviamente è per la prossima settimana, sempre su RTV 38. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento, arrivederci.